Ah, mister, sconfitta per 2-1 in finale con l'Urbetevere, amarezza per come è andata a finire, che partita è stata? Beh, è stata una partita in cui indubbiamente l'approccio è stato a favore dell'Urbetevere, che al di là della splendida azione del gol è secondo me entrata nei primissimi minuti con più verve, con più anima, con più sentimento, però poi credo che da dopo l'1-1 per me ha giocato soprattutto, soltanto, ma senza nulla togliere all'Urbetevere, no? Chiariamoci, con la massima sportività, ma proprio quello è stato lo sviluppo del gioco, per me ha giocato soprattutto la Vigor per Conte, che credo abbia creato 6-7 occasioni limpide per fare gol. Non è riuscita per mancanza di cattiveria e per un pizzichino di sfortuna ad andare in vantaggio e quindi poi mettere la partita in una direzione chiaramente favorevole, come succede sempre nel calcio e sostituzioni, che soprattutto colui che mi intervista, cioè Alessandro, seguendoci, sa che noi abbiamo sofferto tutto l'anno questi calci piazzati e di confusione in aria, una deviazione, la palla sporca, le finali poi si decidono su questi episodi. Rammarico anche senza polemiche di nuovo, ma oggettivamente per un annullamento che mi sembra clamoroso, cioè non so come si faccia annullare un gol del genere. Una palla che mi è sembrata chiaramente in campo, anche se poi io, essendo miope da così lontano, faccio fatica, però proprio la naturalezza della giocata e anche del comportamento dei giocatori di Urbetevere mi è sembrato proprio indicare che la palla non fosse uscita, quindi poi lì, sai, rimetterti su dove tu vuoi portare le supplementari, forse mentalmente la partita può cambiare. Poi sì, ma le finali non finiscono, complimenti a Raponi, al Stazzi, a Onorati, all'Urbetevere di cuore, persone di calcio come tutte quelle della nostra società, e ci complimentiamo di cuore per loro. Noi siamo certi che questo gruppo 2001 della Perconti continuerà a scrivere nella storia nelle categorie allievi juniores. Al di là dell'arbitraggio, forse manca un po' di cattiveria davanti, sì, nel secondo tempo. Sì, anche in mezzo al campo. Anche in mezzo al campo, di nuovo, i due inizi di tempo, per me nel primo e nel secondo tempo, sono stati a favore dell'Urbetevere da questo punto di vista. Hanno avuto un impatto emotivo, fisico migliore, però poi alla lunga credo che le idee sono state di più le nostre per andare a vincere la partita. Però ripeto, nella partita secca la loro sostanza, la loro fisicità, la loro cattiveria agonistica può pagare, e quel pizzico di fortuna che è mancato a loro, loro che l'hanno avuta, ripeto, e meritatamente, quindi poi alla fine hanno portato, anche meritatamente, certo, sì, hanno portato via la finale. Noi non abbiamo nulla da recriminare sul Urbetevere, gli facciamo solo i complimenti. Aspetta, ultima domanda per me, domani un altro appuntamento per te con... Sì, no, adesso ci andiamo a rilassare con un pulmino 9 posti, andiamo, facciamo 5 ore di viaggio, facciamo 5 ore di viaggio verso le Marche. Che partita è secondo te quella di domani? Quali possono essere le difficoltà rispetto a quelle che avete avuto fino ad ora nel Lazio? Anzitutto, al di là di tutto quello che possa essere l'opera di conoscenza, di informazione sugli avversari, noi incontriamo avversari che conosciamo poco, in un ambiente, su un campo che non conosciamo, una squadra che... Vale il discorso per Urbetevere, mi dicono essere fisica, concreta, solida, che rischia poco, con dei buoni giocatori davanti. Quindi noi dovremmo fare una partita di grande livello, e considerando anche che abbiamo qualche assenza, servirà veramente una prova di gruppo di grandissimo livello. Grazie.